Programma realizzato in collaborazione con... Abbiamo scelto la tecnologia, per questo garantiamo i risultati dei nostri interventi. Carrozzeria Zucconi, veloci, affidabili e convenienti, grazie all'arco dessicazione che riduce tempi e costi. Carrozzeria Zucconi, a Mantova, in via Maestri del Lavoro. Polisport, distributore di articoli sportivi tecnici, produce le scarpe da calcio VPS in vera pelle e fatte su misura. Risolvono problemi di vesciche, talloniti e tendiniti. Possibilità di personalizzazione con scritte e colori a vostra scelta. Vieni a provarle da Polisport a Mantova. Banca Monte dei Paschi di Siena. Buonasera amici sportivi, Calciomania torna come ogni settimana a raccontare il calcio dilettantistico e giovanile della provincia di Mantova. Lo facciamo con tre belle società in studio, ma quella che vi racconteremo più dettagliatamente la scoprirete tra pochissimo. Con me, come ogni settimana, c'è Giacomo Lasagna, benvenuto. Giacomo. Ciao Matteo, buonasera, bentrovati. Fresco di Bilbao. Grande settimana. Indimenticabile per chi ha quella fede, insomma, granata, che magari a Mantova non è molto ferratissima. Diamo il benvenuto assieme, c'è un amico in studio che adesso andiamo anche a festeggiare, l'anima della Mantovania Junior è qui, il settore giovanile, gli diamo un bel benvenuto a questi ragazzi che sono bellissimi, benvenuti, eccoli qua. Bianchi e rossi, mi sembra che si sono caricati abbastanza nel pre-trasmissione e quindi adesso parliamo fra pochissimo di loro con tutta la storia del settore giovanile della Mantovana, li vedete già in onda, che è una delle belle pagine cittadine che oggi cercheremo di raccontarvi. Con noi c'è, do il benvenuto, il direttore sportivo dell'ASLA, Pierluigi Marcolini, benvenuto. Buongiorno. Un po' di amaro in bocca in casa Asola, dopo lo analizzeremo, ma è tutto in regola per centrare la salvezza anche tramite play-out. Ha fatto un gol pesantissimo, quello che è valso l'1-1 finale nel derby di promozione. Torna a trovarci, lo avete già inquadrato, il centrocampista talentuoso della DAC, Nowi Ayoub. L'altra faccia del derby è quella del Casteldario, ripreso alla fine, ma comunque va a pareggiare con una delle squadre più in forma del campionato. Do il benvenuto, prima volta a Telemantova, al direttore generale Massimo Calera, benvenuto. Grazie. Giacomo, abbiamo capito che di applausi questa settimana non abbiamo problemi, credo, visto la carica della Mantovana. Il treno dei servizi è pronto a partire, l'inizio ovviamente è per il Castiglione, 1-0, Cristofoli ormai è una litania. Ed è sempre più primo, eccolo. Ancora un 1-0, ancora una vittoria, ancora Fabio Cristofoli. Il bomber rossoblu con una prodezza nel finale regala tre punti fondamentali alla compagine di Mister Del Piano, che continua a dominare il girone B del campionato di interregionale. Il successo, meritato anche se sudato, è giunto al termine di un match complicato che ha visto una caratese reduce da 5 risultati utili consecutivi battersi coraggiosamente per tutti i 90 minuti. Il pomeriggio del Lusetti si apre col gemellaggio tra tifoserie. Castiglionesi e Brianzoli sventrano le proprie bandiere suggellando una bella amicizia. L'inizio di gara è subito arrembante. Gli ospiti dimostrano buona personalità, mentre i rossoblù sfiorano il vantaggio prima con Vignotti e poi con Cristofoli, ma Castelli è bravo in entrambe le circostanze. La prima frazione è tutta qui. I padroni di casa alzano il ritmo nella ripresa, trascinati da un ritrovato Maccabiti. Il suo tiro al 53esimo viene però ancora neutralizzato dall'estremo Brianzolo. Il Casti spinge lasciando spazio ad una caratese per un'ora mai pericolosa. Quando però attaccano, gli uomini dell'orto rischiano di fare male. Al 71esimo serve infatti il miglior Boccanera per evitare la beffa. Valente prima e Cesana poi esaltano il portierino di scuola Atalanta. Il nuovo entrato Mastro Totaro dall'altra parte, dopo una gran giocata di Maccabiti, spara alto da buona posizione poco dopo. All'80esimo, in piena zona Castiglione, ecco la perla di Cristofoli, che dopo aver stoppato un gran pallone di dalla mano dalle retrovie, si gira fulminando con un gran sinistro l'incolpevole Castelli. Gol da Cineteca. I tre minuti di recupero decretati dal signor Saggese di Rovereto non cambieranno l'esito del match. Il Serenio rimane a meno 5. Ci permette di continuare questo cammino. Era difficilissima, lo sapevamo, arrivavano da 5 risultati utili consecutivi, sapevamo che
era una squadra dinamica, una squadra in grande fase di autostima, che non ci avrebbe concesso nessun vantaggio. E abbiamo avuto pazienza, abbiamo cercato di essere molto attenti, poiché hanno tre attaccanti bravi, dinamici, che potevano metterci per caratteristiche in difficoltà. Però devo dire che la squadra è stata equilibrata, abbiamo cercato in tutti i modi di prevalere sull'avversario e con coraggio alla fine siamo stati premiati. Tre punti importanti, l'avevo già detto in settimana che andavamo ad affrontare una squadra non facile e si è dimostrata tale, anche perché il primo tempo la Caratese la sua partita l'ha fatta. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine, poi abbiamo avuto anche un bel po' di occasioni con Mastro, io stesso, un po' tutti, poi abbiamo trovato il gol che ci ha regalato questi tre punti e va bene così. Era un paio di mesi che mi è mancata un po' di continuità, forse un po' di condizione, un po' di fiducia. L'ho già andata bene, al secondo tempo ho trovato la posizione ideale per ricevere la palla e poter creare qualcosa di importante. Il primo tempo è servito anche un po' per capire qual era la posizione giusta. Io e Bignotti, che eravamo dietro a Fabio, tendevamo a stargli più vicino e stare più sulla linea difensori. Invece al secondo tempo abbiamo capito che c'era tra le linee molto più spazio e si è riusciti a creare qualcosa, a fare qualche giocata importante e il risultato alla fine è arrivato. Il pareggio a reti bianche di Carpenedolo rischia di far scorrere i titoli di coda sulla stagione della Castellana in D. Lo 0-0 contro il Caravaggio non permette infatti a Co e compagni il balzo necessario per rimettere seriamente la zona play-out nel mirino e in questa occasione non possono bastare le buone sensazioni per la prestazione offerta, specie nel secondo tempo. Tre volte Magnini e una Lauricella ci provano, ma la porta di Cambianica rimane stregata. Lo 0-0 contro il Caravaggio di Crotti grida dunque vendetta. Prima frazione equilibrata, secondo tempo con la Castellana a gettare il cuore oltre l'ostacolo, ma senza fortuna. Minuto 53, Catalano innesta Magnini, che anticipa il diretto avversario e tenta il pallonetto, ma non trova la porta. 69esimo di gioco, Magnini nuovamente pericoloso, il genio a tu per tu con il portiere bergamasco, ma il rimpallo dice male alla Castellana. Zona Cesarini nuovamente amara, all'89esimo di gioco Lauricella e poi al 90esimo ancora Magnini a provarci, senza fortuna. Villafranca a meno 6, margine troppo ampio a 10 gare dalla fine. L'Asola passa in vantaggio, gestisce, può controllare in superiorità numerica, ma la beffa arriva letale al minuto 88 e il pareggio interno contro la Pedrocca si trasforma in una grande occasione sfumata per ricucire ad un tratto il gap con le concorrenti in zona play-out. Mister Franzini dall'inizio schierava Balzanelli, Piccinelli e Stranieri, Olivetti, Decò, Napolano, Fantoni, Saleri, Buoli, Scaravonati, Ottolini. Al 13esimo minuto di gioco, punizione tagliente di Scaravonati. In area succede di tutto, sbuca Olivetti che trova il colpo vincente e porta in vantaggio l'Asola. Occasione di raddoppio per i biancorossi al 30esimo, Buoli salta il portiere Maifredi ma non riesce a insaccare il 2-0. Asola nuovamente protagonista a inizio secondo tempo, al 24esimo della ripresa il secondo giallo a Breda lascia i bresciani in 10 uomini. E quando l'Asola assapora i tre punti arriva, come detto, la clamorosa beffa. Punizione del neo entrato Gazzuani, Bacciocchi di testa il più lesto di tutti e trafigge Balzanelli. 1-1, festa bresciana, amarezza Asola. Il Casteldario è andato vicinissimo all'impresa di conquistare l'intera posta in palio nel derby contro la D'Acostiglia. La squadra di Mister Corghi si è arresa all'ennesima prodezza di Ayub, che allo scadere ha consentito alla squadra di portarsi a casa un punto preziosissimo. Finisce quindi in parità l'ennesimo derby del girone D della promozione lombarda davanti a una bella cornice di pubblico, ma soprattutto al termine di una gara sentita e giocata con grande determinazione da entrambe le squadre. Il gol del vantaggio è stato realizzato dal Casteldario, che al 20
ventesimo ha concretizzato un'azione costruita da Sali con palla Flores, il quale ha infilato Gazzi. Il gol del vantaggio castellarese sembrava potesse bastare, ma l'espulsione di Capitan Fantini per somma di ammonizione ha riacceso le speranze della DAC, la quale ha ripreso ad attaccare con maggior concretezza, colpendo il palo con Vertuani e mettendo in porta la rete del pareggio con una conclusione di Ayub con palla alle spalle dell'incolpevole Carpi. Il punto non ha cambiato i destini di entrambe le squadre. La DAC non ha perso contatto dalla zona promozione, come il Casteldario, sempre in corsa per la salvezza. Palla pilotata in mezzo da De Coma, fa buona quella difesa di San Lazzaro, poi un pallone di Facchini che rimbalza male, attenzione, e la rete della Vigenzi con Dincao. Vigenzi che passa subito in vantaggio, Dincao. Ora ancora la Vigenzi che attacca con Vigioli, buona la palla in verticale per De Co, lo spunto laterale, De Co entra in aria, palla dentro, Dincao! 2-0 Vigenzi, incredibile, la doppietta nel giro di un minuto e mezzo. Sarà la palla verso l'area di rigore avversaria, anche in questo caso buona la parabola, Cirillo esce un po' vuoto, palla che rimane lì. E i calci piazzati battuti da Serraino, che anche nella precedente opportunità avevano causato qualche pericolo. Palla dentro di Moroghieva, Dincao, ora alimenta l'azione De Co, splendido pallone per Dincao, palla che finisce ancora nei piedi di De Co, Dincao, prova il sinistro, Dincao, l'angolino, nulla da fare per Savi e tripletta di Dincao. Stente, Frutti, l'apertura verso Serraino, entra in aria Serraino, prova col destro, poi Dincao anticipato da Andreato, Visioli non fischia nulla l'arbitro, il tunnel di Andreato che si presenta di fronte a Cirillo e trova un gol eccezionale. Andreato, grandissima incursione all'interno. Dopo la buffata di gol, come sempre l'analisi, ma prima un po' di pubblicità. Ci vediamo tra poco. Bentornati a Calciomania con l'applauso della Mantovana Junior a Colicà. Catenata. Adesso, prima di iniziare con l'analisi, mi permetto di fare un fuori programma, perché c'è un amico di molti giornalisti e tecnici in studio, chiedo di alzarsi a Gigi Barlera, che, come dicevo e anticipavo prima, è un po' l'anima da anni della Mantovana, e gli fare un applauso, Giacomo, perché ieri ha compiuto? Quanti? Vadalo lì. 47 anni, complimenti, applauso. No, l'età, dicela tu Gigi. 44 anni, 40, in fila per 6 con il resto di lui, giusto? Sì. La Mantovana è per te da sempre, da anni, la sì. Passione, proprio il volontariato puro per il calcio. Cosa significa avere questi ragazzi costantemente, ogni settimana vicini questo... a te? Questo è un proseguo di anni di lavoro fatti dietro e con costanza, con sacrificio da parte degli allenatori, perché non prendono una lira, sacrificano molto tempo, va bene? E siamo arrivati ad avere sui 170, 160, 170 ragazzi. Qui abbiamo il 2002, una squadra che è ben impostata, grazie al mister e a tutto lo staff tecnico che li segue, va bene? E sinceramente sono loro, io spero di vederli a giocare quando sono grandi, perché purtroppo la vita è fatta così, va bene? E sinceramente qualcosa hanno dimostrato fino adesso. Siamo un po' più forti nel settore giovanile e nel settore giovanile puro. Certo. E ci limitiamo per adesso solo ad arrivare agli allievi, con delle defiance tra i giovanissimi allievi, perché a una certa età poi vanno... Emigrano in altre linee. Emigrano. Onestamente o poco onestamente, ma emigrano. Emigrano, insomma, quello è un dato di fatto. Ecco. Per voi, adesso ne parleremo tantissimo anche nella seconda parte di trasmissione, avere ogni anno quei numeri è anche un'occasione, forse possiamo dire, prima di tutto aggregativa, sociale, per i ragazzi, di avere un punto di riferimento in città
in alcuni quartieri. Sì. Noi siamo l'unica squadra in città che ha la bellezza di tre campi. Uno in Tebrunetti, bene? Che quest'anno ce l'hanno dato e speriamo di cominciare a giocare in quest'altro anno. Poi l'altro in Valletta Valsecchi, che purtroppo siamo, si chiama Valletta perché lì c'era il lago una volta. Io andavo a pescare da ragazzo lì, quindi, bene? E l'altro invece è il Cugola, bene? Dove facciamo gli allenamenti, e loro sono quelli che sono più fortunati perché fanno due allenamenti, mentre gli altri ne fanno uno alla volta. La logistica ovviamente ti impone. Comunque, sinceramente, i campi hanno bisogno di manutenzione, abbiamo, e dove arazzo tutti quelli che si sacrificano per avere i campi, perché occorre lavorare sinceramente per tenere dei campi a posto. Assolutamente, speriamo che magari anche dal comune qualcuno abbia le orecchie attente a queste sollecitazioni che molte società spesso lanciano costantemente sull'impiantistica. Ringrazio Gigi, un applauso fateglielo perché lo merita. Parliamo fra poco ancora col mister e i ragazzi, 44 anni portati splendidamente. Adesso andiamo all'analisi dei campionati, partiamo dalla Serie D, come sempre, come ogni settimana. Il Castiglione ci fa sorridere, vediamo la classifica, poi con Giacomo ne parliamo abbondantemente. Allora, qui siamo a 10 partite dalla fine, 11 giornate, ma Castiglione e Seregno riposeranno e avranno l'ultima partita, lo scontro diretto. Possiamo dire, Giacomo, che oggi più che mai il Castiglione ha tutto in mano, sicuramente il suo destino, ma ha tutte le carte per portare a casa una promozione che sarebbe storica, perché ricordiamo, salire è difficile, salire quando si è retrocessi è ancora più difficile. Sì, direi proprio di sì. 30 punti in palio ancora, 5 fortunatamente sono i punti di vantaggio dal Castiglione al Seregno. Il Lecco un po' altalenante, ne vince alcune, domenica ad esempio ha pareggiato, quindi ha perso più terreno, quindi se, diciamo così, la lotta al primo posto a me pare ristretta proprio tra Castiglione e Seregno, che ricordiamo si affronteranno l'ultima giornata. È stata una vittoria molto complessa quella di domenica, perché la Caratese veniva da un ottimo periodo di forma, da 5 risultati utili consecutivi, aveva vinto le ultime 3 partite in maniera anche abbastanza roboante, giocando molto bene, e qui in questo caso il cambio di allenatore con l'arrivo in panchina di Dell'Orto ha dato veramente quella scossa che nel senso la Caratese aveva bisogno, anche se la troviamo così al quart'ultimo posto, prima era molto peggio, diciamo così. Sì, sì, poi è a un punto della salvezza diretta la Caratese, esatto. Ma a 3 dà proprio una, esatto, respira. E insomma è stata la classica partita dove il Castiglione per 80 minuti ha lavorato ai fianchi, diciamo così, i Brianzoli. Partita risolta per l'ennesima volta da Bomber Cristofoli, gol numero 16 in stagione, e un dato che fa riflettere è il decimo 1-0 in tutto l'anno, quindi veramente questa caratteristica che continua a mantenersi è una costante di questo campionato, e come giustamente ha riportato anche Cristofoli in intervista, non può essere un caso. Non può essere un caso e non lo è certamente. La Castellana invece è la pagina meno sorridente della D, lo diciamo ormai dall'inizio stagione. E possiamo sottoscrivere, Giacomo, che ha perso l'occasione con la O maiuscola, perché serve animo, serve fortuna, ma serve soprattutto una continuità di risultati che le due vittorie precedenti, come dire, potevano indurre con una terza potenziale a un capovolgimento di morale. Quelle tante occasioni sbagliate gridano vendetta, l'ho detto anche nel servizio, ma soprattutto mettono una bella pietra sulle speranze, perché anche qui 30 punti in palio, devi farne con il Villafranca, ricordiamo che è una partita in meno della Castellana giocata, sì. Quindi devi farne 7 in più della Villafranca con una partita in meno da giocare. Sì, teniamo presente che domenica anche il Villafranca ha riposato, e quindi diciamo che era una doppia opportunità che aveva la Castellana. È vero che non ha vinto, è vero che doveva vincere probabilmente, ma è anche vero che gran parte degli scontri diretti adesso si giocheranno in casa, la Castellana avrà l'opportunità di affrontarli di fronte al proprio pubblico. Purtroppo la palla da domenica non è entrata, ha giocato discretamente bene, non ha concesso praticamente nulla al Caravaggio, però lì davanti abbiamo visto che insomma la mira era un po' sballata, di grosse occasioni non ne ha avute e di tiri in porta se ne sono visti pochi, ecco, quindi questa caratteristica purtroppo che la Castellana di creare poco si sta continuando a manifestare anche in queste giornate dove ecco, i punti iniziano veramente a pesare. Pierluigi Marcolini, direttore sportivo dell'Asola, da esterno, buonasera. Chance di salvezza della Castellana tramite play-out oggi ci sono o è dura? No, ci sono.
anche perché diciamo il nostro obiettivo, siamo ancora consapevoli che possiamo giocarcela con tutti. E... non la parola della Castellana, l'Asola sicuramente ne ha di più, ovviamente. Sì, sì, anche la Castellana perché... ce la può fare? Ma io mi auguro di sì, anche perché siamo lì vicino e quindi le auguro tutto il bene. Però penso che stiamo dimostrando, soprattutto nel ritorno, che abbiamo una potenzialità, ma soprattutto anche a livello di gioco, dove non ci mette sotto nessuno. Poi per una serie di problematiche, che non voglio attaccarmi solo alla sfortuna, però non è che ci giri proprio bene bene. Però già tutti i punti che abbiamo fatto nel ritorno è un segnale molto positivo, che fino alla fine, e siamo convinti che noi ce la faremo a fare i play-out. Sì, l'ottimismo sull'Asola lo vediamo fra pochissimo, è certificato anche dalla classifica, che è molto migliore di quella della Castellana, che invece ha più difficoltà, avrà più difficoltà a centrare i play-out, lo diciamo all'inizio stagione. Brevemente, stella della DAC, il Castiglione con quei 5 punti di margine a 10 partite dalla fine, può farcela secondo te? Ha tutto in mano lui, ovviamente, ma vabbè, sì. Ha tutto in mano il Castiglione, però comunque 5 punti sono pochi su 10 giornate. Se avendo 5 punti di stacco rischia di fare i playoff, però comunque se continua di questo passo qua ce la fa tranquillamente. Serve un altro mini campionato vinto, comunque non puoi arrivare secondo. 30 punti, sì. Assolutamente, assolutamente. Prima di parlare del Casteldario, Massimo, la Castellana ce la può fare? Ma è dura. Dura. È dura, però insomma il Villafranca non è che sia una squadra di fenomeni, probabilmente la Castellana ha l'obiettivo Villafranca, insomma. Deve mettere il mirino lì. È Villafranca. E ha l'ultima, come va detto, Castiglione Serena all'ultima, ci sarà Castellana-Villafranca. Speriamo che quella giornata di maggio sarà insomma, in qualche modo. Quella di gennaio. Esatto, un replay con le due vittorie mantovane, sarebbe veramente incredibile, perché come le classifiche stanno dando adesso, soprattutto quella bassa, sarebbe veramente un gran traguardo. Asola, adesso eccellenza, tutta eccellenza. Vediamo la classifica, poi ne parliamo. Abbiamo visto l'1-1 che anche anticipava il DS Marcolini, da seguito a un buon momento, perché va detto che se l'Asola non avesse buttato via al vento un po' di punti a inizio stagione non staremo a parlare di questa situazione in classifica. Qui i play-out sono certi dal lato basso, quindi il Palazzolo non rientrerà più, questo lo diamo per certo, ma bisogna fare la conta sulla prima dei play-out, perché c'è sempre il gap entro il quale stare di un tot di punti. Giacomo, la seconda parte della stagione dell'Asola non è da penultima posizione, partiamo da questo dato di fatto. Assolutamente, è cambiato qualcosa, è cambiato il gioco, ci credono anche di più, poi chiaramente quando i risultati sono positivi, no, c'è la voglia di rincorrere, c'è la voglia di rimettersi in gioco, che puntualmente l'Asola sta dimostrando domenica dopo domenica. Peccato, perché quei due punti persi nell'ultimo weekend rischiano veramente di pesare molto alla fine del campionato. Era un match che si è messo in discesa per l'Asola, subito il gol, poi gli ospiti sono rimasti in 10 e alla fine hanno dominato cercando più riprese, il raddoppio, poi il calcio purtroppo è uno sport molto strano sotto questo punto di vista. Al primo tentativo su calcio d'angolo è stata persa la marcatura e insomma è arrivato questo pareggio della Pedrocca. Domenica tanto c'è la capolista, quindi è un turno molto, molto complesso per l'Asola, ma tra l'altro abbiamo visto due settimane fa col Darfo Wario, insomma non si è visto, no? Il divario tra le due squadre. L'Asola è rimasta in partita per tutti i 90 minuti, quindi sicuramente con questo atteggiamento può anche portare a casa qualche punto. Direttore, sottoscrive? Sottoscrivo. Darfo, bellissima squadra, buonissima squadra, però noi diciamo al 90esimo abbiamo avuto la palla del 2-2, la grossa opportunità con Tossena, che bravo il portiere a chiudergli lo specchio. Senza togliere niente al Darfo, però diciamo ce la siamo giocata che dando qualche possibilità in più al Darfo in contropiede, però ritorno a dire, stiamo perdendo, è normale che questo succeda, però siamo stati vivi fino alla fine, come ripeto, anche questa occasione di Tossena si poteva, ma come ripeto è un anno anche un po' particolare, un anno bischero da inizio stagione, veramente. Domenica loro un tiro in porta, un gol pesante peraltro, però, perché diceva anche Giacomo, quei 19 potenziali punti a 23 non sono come gli attuali 17 a 24, quindi cambia, no, perché molto. Noi arrivando a 19 arrivavamo a 5 lì, e tutto cambiava sommato molto, cambiava molto, anche perché molto, ripeto, molto diversa, però
Su chi si deve fare la corsa in questo caso? Fanfulla, Pedrocca? Ma noi Orciana? Diciamo, noi dobbiamo guardare la quintultima, perché noi dobbiamo andare quindi alla quintultima. Quindi chiedo alla regia, la memoria, il Villongo credo sia in questo sì. momento, la classifica esatto. sta per tornare in onda. Villongo, 25, Asola 17. Sì, però vediamo che in un gruppo, in due punti ci sono lì 6 o 7 squadre, perché Fanfulla, Pedrocca, Villongo, Cavenago, Sarnico. Fino all'Orso. Fino all'Orso anche, sono tutte lì, insomma, su chi va là, tu sì. trovi un paio di risultati positivi, naturalmente vincendo, ecco che ti vai ad agganciare e certo, le partite continuano sempre a diminuire e di conseguenza, però, ripeto, da parte nostra c'è una grossa convinzione che ce la possiamo fare. Primo obiettivo intanto è essere nei play-out. Quello deve essere chiaro e tondo, insomma. Chiedo anche una battuta sulle difficoltà di una categoria che molte mantovane purtroppo negli ultimi anni hanno incontrato, gli altri ospiti, Ayub, intanto la governolese che adesso state affrontando e che fra poco racconteremo con il campionato di promozione viene da una retrocessione netta, clamorosa, senza, come dire, alibi dall'eccellenza, quindi c'è uno scalino netto importante tra queste categorie. Vedere l'Asola, conoscerai probabilmente molti giocatori, faticare così cosa ti lascia? È che l'eccellenza è una categoria molto tosta, anche e soprattutto perché ci sono delle bresciane che sono molto attrezzate rispetto al nostro campionato mantovano e quindi si trovano giocatori magari che hanno fatto i professionisti per diversi molti, anni sì. E purtroppo nel mantovano non ci si può permettere molti di questi giocatori che come il governo l'anno scorso ha fatto fatica e l'Asola quest'anno sta facendo anche lui fatica. Speriamo e auguriamo ovviamente all'Asola sì. che l'esito sia diverso. Speriamo. Ho capito che Massimo Calera ci può dare delle sentenze, l'Asola ce la può fare? Sì. L'Asola deve cercare di agganciare quei 6 punti sulla quintultima che gli permetterebbero i play-out, dopo nei play-out sono 2 partite, è lì chi è più in forma. L'anno scorso tra l'altro per i play-out una prestazione eccellente dell'Asola con sì. 2-0 netto, senza veramente... Non hanno fatto un tiro in porta. Dominata, quindi se ci si arriva, bene. Sì, nelle partite che contano l'Asola ha sempre dimostrato comunque di... insomma in quelle secche si fa valere. Dai, allora tiriamo la volata all'Asola per il play-out. Adesso la promozione, andiamo a vedere come se la stanno cavando le 3 mantovane e così introduciamo anche Casteldario ed Ac. Vedete, la vetta è sempre agguerrita perché Verolese, Vobarno, Dac e Governolese sono in 2 punti. Giacomo, possiamo dire che dopo questo turno che ha visto un altro derby, il prossimo che vedrà l'ultimo, Governolese-Casteldario mercoledì, Domani sera, esattamente. Governolese e Dac possono anche dire la propria per il primato fino alla fine o mi sbaglio? No, per il primato dico. Assolutamente sì. La Governolese ha dimostrato, nonostante qualche difficoltà, qualche diciamo così, la mancanza di continuità, ha dimostrato comunque con questi ultimi risultati di potersi giocare tranquillamente, anche perché come ripetiamo da inizio anno non c'è la squadra che ha ammazzato questo campionato né in testa né in coda. Quindi vediamo ad esempio la Bedizzolese, fino a qualche settimana fa era nella parte destra della classifica, adesso sta salendo molto bene anch'essa e si trova soli 4 punti dal primo posto. Quindi qui veramente molto equilibrato il campionato, cioè molto, sono squadre veramente, le prime 5-6 sono tutte attrezzatissime e fino alla fine si combatteranno. Ce la può fare benissimo guardando la parte della destra della classifica anche il Casteldario, che è vero che viene da un periodo un po' difficile, forse la sconfitta abbastanza rocambolesca e clamorosa con Rodengo ha lasciato un po' di strascichi, ma già domenica ha veramente fatto un ottimo match contro una delle squadre più in forma, contro la rivelazione secondo me di questo campionato, quindi è sicuramente un punto a favore del Casteldario che domani sera dovrà dimostrare i cosiddetti attributi nel derby, perché veramente lì ci si gioca parecchio, soprattutto in chiave play-out. Partiamo da chi è neutro in questa analisi, quindi il DS dell'Asola Pierluigi Marcolini. La Governolese, si sa, dall'inizio stagione ha allestito una squadra da salto di categoria, arriva da un girone intero, perché con Governolese Casteldario Marzio Storti completerà un girone alla guida dei Pirati, da protagonista dopo un avvio molto lacunoso, ma arrivare in corsa con buona esperienza in gruppo, perché ha almeno 4-5 elementi, Avanzini, Paganotto e altri, di spessore, può essere forse... quella chimia che si cercava a inizio stagione trovata cammin facendo? Beh, sicuramente la Governolese poi viene anche da un'esperienza di un campionato d'eccellenza l'anno scorso, quindi sotto questo punto di vista rispetto alle altre società, Verolese, Vobarno,
diciamo che io le ritengo quelle, dopo io queste le conosco perché certo. Sono bresciane e quindi posso dire una parola in più. Geograficamente vicine. Perché, ecco. So che il Vobarno si era strutturato benissimo quest'estate, che sembrava che il Vobarno dovesse uccidere il campionato, ciò che invece anche lui, vedi che per una serie di problematiche tanti risultati non sono venuti. Sarà una bella guerra. Naturalmente il governo ha sempre anche il vantaggio che rispetto anche alle altre squadre, quando giocano in casa lì si gioca in 12 contro 11, insomma, perché veramente... Non parliamo di arbitri, eh? No, non no, parliamo no, di no. arbitri, è il pubblico del vicini che se non avete visto vi consiglio di andare a gustarvi. Io ho visto l'anno scorso, insomma, è uno spettacolo sotto assolutamente, questo punto di vista. Un catino incredibile. Veramente. Alla parola Vobarno credo che il nostro Ayub abbia un po' sobbalzato, perché settimana scorsa abbiamo visto, ve l'abbiamo raccontata, una bella partita ma decisa nel finale a favore dei bresciani in casa della DAC. È forse la squadra di riferimento o bisogna guardare in casa propria? No, bisogna guardare in casa propria, però comunque Vobarno è una delle squadre più attrezzate e più forti che abbiamo trovato, insieme a Verolese, Governolese, però comunque anche una settimana fa potevamo fare di certo meglio col Vobarno, portare a casa qualcosina di più. Gol nel derby al Casteldario, decisivo perché poi ha firmato e fissato l'1-1 finale, una zampata l'abbiamo vista velocemente da calcio d'angolo. Partita difficile col Casteldario è stata. Sì, è stata una partita un po'... non siamo rimasti così contenti di quella partita lì, potevamo di certo fare meglio e giocarci meglio le nostre opportunità. Poi alla fine ci abbiamo fatto a fare gol, ne abbiamo sbagliati tanti, compreso il sottoscritto, e potevo fare gol in un'altra occasione. Applauso alla sportività, alla sincerità, dai. Detto da uno che ha fatto gol poi, ovviamente. Però comunque alla fine ci abbiamo fatta alla fine ad agganciare il pareggio, quindi non abbiamo mai mollato e quindi ce l'abbiamo fatta a portare a casa almeno un punto. Ecco. Massimo, ne abbiamo sbagliati tanti di Ladak di gol? Sì, qualcuno l'ha sbagliato, clamoroso. Noi possiamo incriminarci un'espulsione un po' affrettata dal nostro capitano Mister Fantini. Quindi qui parliamo di arbitri adesso. No, l'arbitro per me ha arbitrato molto bene, okay. Solo che per me ha preso una decisione un po' affrettata, comunque l'arbitro ha arbitrato bene. Okay. Vorrei fare gli auguri al ragazzo, al giocatore magro dello Stiglia, che sì. È uscito, purtroppo ha lasciato il campo in ambulanza, però sembra che adesso stia meglio, comunque sì, gli auguri sì. Della società e i miei personali. Ci uniamo tutti, ragazzo, anche certo. Complimenti alla sportività di Massimo Carrera. Doveroso. Insomma. Prima di tutto, ovviamente, il rispetto per l'avversario ci vuole. Sì, certo. Adesso chiedo un po' di fare all'uno le pulci dell'altro. La DAC, secondo Massimo Calera, può giocarsela fino alla fine per il primato o playoff? Ma guardando le avversarie che sono davanti, per me la DAC può anche vincere direttamente il campionato. Noi abbiamo incontrato il Vobarno 3 settimane fa, a parte che noi con il Vobarno abbiamo fatto 4 punti questo campionato. Là abbiamo dominato letteralmente quella partita, purtroppo noi non dobbiamo giocare col San Zeno, col Borgo Sottollo che... Vorreste giocare una vita con le capoliste. Noi vorremmo sempre insomma. Giocare, con loro abbiamo fatto 2 punti in 2 partite, col Governo abbiamo pareggiato, cioè con quelle sopra noi la partita l'abbiamo sempre fatta. Siete una squadra da Coppa, da Champions League, sì, non con le ultime vi annoiano. Ci penalizzano le ultime in classifica, però vediamo, comunque la DAC può farcela sicuramente. Il rovescio della medaglia, Ayub, secondo te il Casteldario ha tutte le carte in regola per salvarsi direttamente? Eh sì, sicuramente. Appunto, visto come gioca con le grandi, sicuro. Visto che non è di certo il suo posto quello, dato che con tutte le big penso non abbia quasi mai perso molti pareggi, qualche vittoria come col Vobarno e esatto. In trasferta, quindi è ancora tutto fattibile. A parte che è l'ultima squadra per i play-out, è un passo per uscirne. Vede la luce, insomma. Giacomo, poi abbiamo detto da inizio stagione, se... come auspichiamo, tutte e tre raggiungeranno una salvezza e 2 playoff per l'anno, sarebbe comunque una delle migliori stagioni di promozione dei tempi recenti, perché solitamente lacrime e sangue. Sì, chiaramente, poi bisogna anche contare il fatto che magari dalla prima, come tra poco vedremo, potrebbero anche salire delle autentiche corazzate, quindi anche in vista della prossima stagione sarà un campionato sicuramente avvincente ed emozionante. Ricordiamo che domani sera, oltre a Governolese Casteldario, la DAC sarà impegnata anche a Concesio. Ed è una buona opportunità perché comunque il Concesio diciamo, era partito con altre ambizioni, poi è stato costretto un po' a rivedere i piani. È un'ottima opportunità per ritornare, perché no, anche in testa, a seconda poi dei risultati che matureranno sugli altri campi. Ci speriamo. Pubblicità e poi prima categoria, seconda, terza e i giovani. Tra poco. Bentornati a Calciomania con l'applauso, vediamo se ci sono della Mantovana Junior.
Allora, facciamo velocemente la prima categoria perché sono troppo carichi per farli tacere, adesso bisogna farli sfogare anche al microfono. Prima categoria, come diceva Giacomo poco fa, ci sono delle corazzate mantovane, ma purtroppo, l'abbiamo visto nelle immagini, la prima non è mantovana, la Vighenzi vince sul San Lazzaro nello scontro diretto e posso azzardare che saluta definitivamente la compagnia. Però in zona playoff tre mantovane sono in prospettiva, insomma, valgono una piazza in promozione. Marmirolo sta andando alla grande, Curtatone sta andando veramente, forse la squadra più in forma del campionato, e San Lazzaro comunque con una partita in meno rimane la mantovana davanti potenzialmente, Giacomo. Sì, assolutamente. Per quanto riguarda ormai la corsa al primo posto, penso che possa essere archiviata, nel senso che è vero che sì, ha una partita in meno, ma comunque la Vighenzi si è dimostrata veramente una squadra tosta e soprattutto anche per quanto riguarda il collettivo più forte delle altre. San Lazzaro che perdendo ha perso anche la seconda posizione, Marmirolo che invece ha vinto seppur con qualche brivido nel finale contro il Castelluccio, sesta vittoria consecutiva invece per un Curtatone lanciatissimo verso il terzo posto. Ha vinto anche il Gonzaga, ma ormai penso che se il Ghedi il Ghedi potrebbe essere l'ultima squadra a poter entrare nel gruppone di testa, perché vediamo che comunque dalla quinta alla settima poi il divario aumenta già 10 punti, quindi veramente improbabile, sono improbabili veramente delle nuove new entry, diciamo così. In difficoltà purtroppo anche il Casal Romano, ricordiamo che in settimana ci sono stati due cambi di panchina, Marmiroli è andato a Casal Romano, tra l'altro il mister che abbiamo avuto ospite anche quest'anno. Diciamo che chi arriva a presentare panchina sì, la trova, poi esce a buon intenditore poche parole. Poi. E poi Savoldo, un allenatore di cui abbiamo parlato anche qualche settimana fa, ecco, diciamo così, ha dovuto per motivi personali dimettersi al suo posto Bedini, che l'anno scorso ha condotto una stagione strepitosa con i colori biancazzurri, quindi gli auguriamo almeno di poter, perché no, provare a lottare almeno per consolidare un posto nei play-out. Castelluccio molto male, in anche difficoltà. Se va detto che è arrivato sì, a un soffio dall'impresa, perché da 4-0, se non sbaglio era il parziale, a 4-3 con tripletta di Eddaudi, ha cercato di rimettere in piedi il match, ma a Marmirolo, ha vinto il Marmirolo di Gola e di Francesco Rossi, che saluto, che mi aveva pronosticato difficoltà, ma vedo che ha vinto un'altra bella partita. Adesso vediamo se si espongono i nostri ospiti. Parto da Ayub, che conosce molto bene la prima categoria, come il Casteldario. La tua mantovana preferita, scusami, favorita, non preferita, magari me lo dici dopo, favorita per il playoff? Il Marmirolo, perché Marmirolo, comunque ci sono molti compagni con cui ho già giocato, quindi ecco, mi auguro. Allora è anche preferita. Mi auguro che possano andare su ai playoff. Massimo? Ma io vedo molto bene il San Lazzaro. Stai il giocatore che ha praticamente. Adesso io conosco Savi, Morandini, Muraro, Visentini. Facciamo anche in bocca al lupo a Visentini, perché come magro è stato colto da un infortunio, portato via in ambulanza, ma l'abbiamo sentito, sta già meglio. Speriamo in un pronto rientro per l'ex governolese. DS Marcolini. Da bresciano tifo per la bassa bresciana. Ai. una mantovana tra le tre, qual è secondo lei? Vabbè, io penso che il Marmirolo, anche lui viene via con una buona esperienza a livello societario, quindi mi auguro che anche il Marmirolo abbia, diciamo, la possibilità di potersela giocare fino in fondo. Perfetto, seguiremo fino alla fine questo poker che, come diceva Giacomo, salvo il Ghedi, salvo un miracolo del Ghedi, dovrebbe essere quello che poi andrà ai playoff a fine stagione. Qui mancano veramente meno di un terzo di campionato, quindi una volata ristretta. Adesso, prima di passare alla top 11, andrei ancora dalla Mantovana Junior col mister Sarzi Braga. Tocca, ecco qui, un applauso non glielo fanno i ragazzi. Mi sembrava strano. Allora, sorridono tutti alle sue spalle, mister. Ma il sorridono. No, assolutamente. Si diverte anche lei nell'allenarli o la fanno un po' arrabbiare? No, sicuramente sono io il primo a divertirmi più di loro, perché prima di tutto nasce da una mia passione che poi cerco di trasmettere a loro. Non sempre ci riesco, ma ci provo. Poi insomma ci si diverte, abbiamo fatto anche un bel gruppo, okay, anche al di là del discorso calcistico, okay, anche con le famiglie, insomma al di là del calcio c'è anche un gruppo, un collante che vi unisce, esatto, che è la cosa fondamentale alla fine. Ecco. La chiediamo a molti degli allenatori giovanili che ci vengono a trovare. L'età 2002, quindi 11, 12, 13 anni, insomma la media, risultato, quanto conta quell'età? Purtroppo comincia a contare troppo,
Cioè, fino a qualche anno fa lo facevano per divertirsi. Adesso mi accorgo che, in primis i genitori, ovviamente, perché sono, scusate se lo dico, sono la rovina del calcio giovanile, guardi, secondo me. Ha trovato la trasmissione giusta, perché lo diciamo da 3 anni, no, insomma, ci prenderemo qualche tirata d'orecchie da casa, ma chi va in tribuna, chi va a vedere partite dilettanti e giovanili, sa che quella purtroppo è la realtà. No, ma c'è uno stupidato. Quando andiamo a giocare in certi campi, dove magari c'è la tribuna che era lontana dal campo, quella è la cosa migliore. Perché loro continuano a urlare, ma i ragazzi non sentono. E quindi sono naturali. E quindi loro giocano tranquillamente. Dopo fuori se ne sentono di tutti i colori. Però intanto loro giocano tranquillamente e si divertono. Che quella è la cosa principale. Sottoscrivo, un applauso arriva, sì, ci serve. Hai la benedizione anche di Gigi Barlera, no, su questa situazione, ah, genitori? Condivido. Applaudo quello che ha detto, ma lo condivido pienamente. In tutto, assolutamente. Chi ci fa diventare mazzi sono i genitori. Benissimo. Che credono di avere tutti dei campioni. E invece devono imparare a giocare. Prima di tutto il compito del mister è quello di educarli, fare gruppo, rispettare le regole. E non è facile, d'accordo? Quando ha fatto questo, lui ha già vinto il campionato. Io vorrei, la Mantovana Junior è l'ideale di calciomania, la vorrei sempre qui perché è quello che noi pensiamo, l'avete detto. Una cosa solo mi sono dimenticato, che abbiamo un campo in Santa Polonia, vicino al campanile di Santa Polonia, che è quello adatto per i bambini del 2005, 2006. Sì. Perfetto, quindi è un altro tassello logistico. Io direi di ringraziare con un applauso quello che hanno detto i vostri dirigenti e allenatore. Chiedo magari anche qua davanti, velocemente, sottoscrive anche il DS dell'Asola questa opinione del calcio giovanile? Pienamente, veramente. Cioè, si cerca di trovare delle alternative, delle soluzioni, dove non dare quel peso del risultato, ciò che invece alla fine si va, ma si va sempre sul risultato e si va, diciamo, a penalizzare invece per quanto riguarda la costruzione, l'educazione del bambino. Sono pienamente d'accordo. A un calciatore giovane, giovanissimo ancora, queste pressioni dalle tribune si sentono? Si sentono, ma posso capire magari in categoria, però nelle giovanili penso che la cosa più importante sia divertirsi. Senza pressione dei genitori, dell'ambiente esterno, i ragazzi si divertono sia vincendo, sia magari perdendo qualche volta. Serve anche perdere, giusto. Massimo? Vabbè, chi fa calcio non può fare altro che condividere le parole del mister, del signor Barlera, perché questa è la realtà. È sempre più pressante, fino a qualche anno fa non era così, anzi i genitori non venivano neanche a vedere i figli, non so se era un bene o un male, no, insomma, anche perché ci dovevamo sempre arrangiare a portare in giro i ragazzi, però comunque non avendo i genitori o le persone dei genitori era tutto un altro calcio, tutto un altro vivere, tutto un altro allenare e tutto un altro divertirsi. Adesso c'è molta sofferenza nel fare questo, perché tu ci puoi mettere tutto quello che hai, ma alla fine le critiche sono più che le gioie. Assolutamente. Giacomo, sicuramente. Sottoscrivi tutto, credo. Sante parole. Sante parole. No, poi soprattutto arbitrando magari anche, mi è capitato alle domeniche mattina, no, qualche squadra giovanile, insomma è abbastanza terrificante sentire certe cose dal pubblico ai ragazzi veramente di 10-12 anni, quindi serve anche qui molto equilibrio. C'è molta discrepanza tra quello che si pensa di andare a vedere e quella che è la realtà, che deve essere il divertimento e il gioco, lo ribadiamo fino a stufarvi. Adesso top 11, così facciamo felici 11 ragazzi e un allenatore, i migliori della settimana del calcio dilettantistico. Allenatore, giustamente, mister Tenedini, 6 vittorie consecutive. Esattamente, il nostro classico 4-3-3 con Salzi e Mandedini in porta, che ha parato anche un rigore per il San Martino, difesa poi a 4 con Rossi del Pomponesco, Sansone dei Santi, Corri, Pievese, Pedroni, Olimpia, questi ultimi due in gol, poi anche qui sagra del gol per alta doppietta del Marmirolo, Olivetti dell'Asolo, abbiamo visto nelle immagini, Mortari del Gonzaga e davanti la bellezza di 7 reti e Daudi forse una delle triplette più inutili. Beh, diciamo, questo è veramente incredibile, far 3 gol e non prendere un punto con la propria squadra è notevole. Esatto, Pirone, che abbiamo avuto ospite anche, anche qui dello Sporting, una bella doppietta nella rinascita dello Sporting a Desenzano e doppietta anche di Cimardi, la futura, nel derby
La vecchia volpe la mette sempre Cimardi. Chi è andato un po' meno bene è invece, sono invece tre squadre. Adesso vediamo la top e flop che Giacomo ha preparato. Vabbè, benissimo, lo ribadiamo, Cristofoli. L'uomo più decisivo dell'anno, assolutamente, della stagione calcistica. Sì, ecco. Sì. Passarino, doppietta del Curtatone e diciamo così, sul terzo al terzo gradino mettiamo insieme Santi e Roverbellese, che stanno entrambi disputando un campionato veramente straordinario, soprattutto la Roverbellese, che è nata in pochi giorni, iscrittasi proprio alla fine, ecco, ha avuto, sta vivendo un momento straordinario, si trova in piena zona playoff. Male, Casal Romano, ne abbiamo parlato, esatto. Nonostante il cambio di panchina, Poggese. Poggese, un pesantissimo 0-4 in casa con la Serenissima, anche qui, insomma, diciamo, non è mai stata, non è continua la formazione di Bruschi, quindi difficilmente rientrerà nel giro che conta, e la Robur Marmirolo, che invece ha perso una gara molto delicata in chiave play-out, anche se qui il mister è stato rinconfermato, il mister Grasselli è stato rinconfermato, quindi per ora rimane saldo. Assolutamente, abbiamo visto scorrere nel crawl che vedete in onda tutte le puntate le classifiche di seconda categoria e dei due gironi di terza, con Giacomo adesso brevemente ne parliamo, soprattutto della terza, che ha visto un minimo a lungo per la prima volta nel girone A, con l'Olimpia che cerca, come dire, di salutare la compagnia. Invece nel girone B ogni settimana siamo a commentare un panorama diverso. Sì, esatto, nel girone A l'Olimpia ha vinto 3-1 il derby di Canneto e quindi si è portata a più 6 dal Cavrian Ponti, quindi anche qui, salvo stravolgimenti, l'Olimpia, che è la formazione che ha mostrato più continuità in questo campionato, dovrebbe andare a vincerlo, anche se lo diciamo piano. Sotto nel girone B invece continuano a, diciamo così, a scavalcarsi le capoliste. Il Real Bagnolo, che veniva da un periodo poco felice, domenica ha vinto facilmente contro il Luneta 3-0, approfittando degli altri risultati delle dirette concorrenti, e si è riportato momentaneamente al primo posto in classifica. Domenica big match Pievese-Real Bagnolo. Io smetto di fare pronostici sul girone B, perché abbiamo visto che ci sono 6 squadre che possono vincere il campionato, arrivare ai playoff e fare anche il contrario di tutto questo, quindi io mi astengo da qui in avanti. Adesso vediamo i pronostici, tra poco tra l'altro dovete rivedrete in onda le classifiche, eccole che arrivano, di seconda e terza. I pronostici di Giacomo, era difficile questa settimana, tu avevi dato fiducia a due delle tre, adesso Massimo Calera sarà molto contento, due delle tre squadre presenti in studio. L'Asola l'avevi vista vincitrice fino a 2 minuti dalla fine, l'avevi presa, e poi insomma le altre erano un po' più difficili, va detto. Sì, la prima confidavo soprattutto perché la Pedrocca aveva fuori parecchi uomini importanti, squalificati o assenti, e invece purtroppo è arrivata la beffa nel finale. Va detto che io avevo parteggiato per un 1-2 nel Castellario DAC, purtroppo è uscita la X alla fine, quindi nessuna delle due ha gioito. Vigenzi San Lazzaro, abbiamo visto Dincao scatenato, e insomma Vigenzi qui ha messo una bella mattoncina, come dicevamo. Hai preso la seconda. Esatto, Pomponesco, che ha vinto, seppur diciamo così, di misura, per 2-1 contro la Robur. Velocemente andiamo a vedere quelli che sono i pronostici di domenica prossima, e adesso interpelliamo anche i nostri ospiti in studio, vediamo Giacomo come li prevede. Prima categoria, Casal Romano, Marmirolo, tutto quello che abbiamo detto porta un 2. Sì, è un derby anche per Marmirolli, che, scusate il gioco di parole, ha seduto per parecchio tempo anche sulla panchina del Marmirolo, però i neroverdi in questo periodo hanno una marcia in più e difficilmente non faranno bottino pieno a Casal Romano. Massimo Calera, esponiti su Casal Romano, Marmirolo. Casal Romano, Marmirolo, ma il campo allenatore è 1. 1. Marmirolo, ovviamente, sì, sì. Hai detto 2-2, quindi 2 secco. Pierluigi, i cugini. Ma io dico un pari. Abbiamo tutti i gusti oggi, 1x2, come in gelateria, tutti i gusti. Seconda categoria, Serenissima, reduce da quel 4-0. È lanciatissima. E Borgo Virgilio, dici 1, insomma. Sì, Borgo Virgilio viene anch'esso dalla vittoria di misura contro l'Iveco, però la Serenissima in questo periodo è avversario tosto per chiunque, dico 1. Massimo annuisce. Ah, è 1. 1 fisso. Ayub? Anche no. Per me c'è mio fratello che gioca a Serenissima. Allora, qui allora, di solito siamo amici. Questo è un livello superiore, perché di solito hanno gli amici. Sì. Avevamo recentemente avuto i cugini e c'è il fratello. Quindi, no, allora. Sì, c'ho un fratello che gioca lì, Di Maio, che è una forma strepitosa. 6 gol in 6 partite, quindi mi auguro che continuino il loro cammino per la salvezza. 1 fisso. Anch'io. Tutti 1, insomma, va bene. Velocemente chiudiamo con la terza, i due pronostici, eccoli qua. Cavrian Ponti-Rodigo, Giacomo, vedi? Più di 2 gol, festival del gol. E invece molto equilibrata la sfida del girone B, altrimenti che qui ci sono pochissimi punti di differenza tra le due formazioni, quindi prevedo
un pari con gol. Fai bene perché è difficilissimo, l'abbiamo capito. Esporsi sul girone B veramente è facile di smentita. Pubblicità, poi la gran chiusura con i giovani e ancora dei gol. A tra poco. Bentornati a Calciomania, applauso della Mantovana. Carica. Carichi veramente a molla. E adesso andiamo a vedere come ogni settimana com'è andata, è andata non troppo bene, la DAC femminile. Le immagini ce le fornisce sempre la società. Ringraziamo Simone Cavallini e le ragazze. Era una missione impossibile, va detto, per questo campionato. Per la DAC di Cavallini, come dicevo, la sfida alla capolista doverese in casa all'Umberto Mazza di Ostiglia, queste sono le immagini che vedete in onda, è finita con una goleada delle ospiti che stanno dominando il campionato. Io cito sempre volentieri l'11 iniziale della DAC, che tra l'altro torneremo ad avere settimana prossima in studio. La DAC femminile scendeva in campo con Rossi, Semeghini, Pravato, Squassabia, Lodi, Bottigliero, Rivaroli, Roncoletta, Gardona, Roveri, Natali. Queste le ragazze che hanno affrontato la capolista e per le quali ogni settimana facciamo il tifo, sperando che magari anche l'anno prossimo avranno qualche mantovana in più a fare squadra, mantovana in più a fare compagnia in Serie D. Le ultime immagini ve le mostriamo dai campionati giovanili, allievi regionali, eccoli già qui in onda, e poi andremo a vedere anche i giovanissimi regionali. Gli allievi, qui è il derby Sant'Egidio-San Lazzaro 0-4 ed è un campionato che sta parlando sempre più mantovano. I gol, ne intravedete fra poco qualcuno, sono di Poché, doppietta di Del Bar e il 4-0 firmato da Kefaui. Con questa vittoria gli allievi del San Lazzaro conquistano il primo posto, sono a 13 punti, scavalcando il Pegoniaga che pur ha una partita giocate in meno, 13 San Lazzaro, Pegoniaga 12, Suzzara 10 con due partite in meno, quindi tutte e tre potenzialmente da primo posto. Fra poco invece si passerà a un altro campionato, quello dei giovanissimi regionali, sempre nuova riforma, quindi fascia B primaverile che segue a quella autunnale che vi abbiamo raccontato a livello provinciale, come sapete. E qui l'altro San Lazzaro, quello giovanissimo appunto, chiedo alla regia di mandarvi in onda le immagini che erano a seguire, vince anche questo San Lazzaro contro il Pralboino, quindi una sfida con una squadra extramuros. Le immagini non arrivano, eccole qua. 3-1 come dicevo per il San Lazzaro, che anche qui mira al salto in fascia A. 3-1, le gol sono di Salvatori, Salerno, Rasini e Piovani. 3-1 che porta il San Lazzaro secondo in classifica, 12 punti alle spalle unicamente dello Sporting Club che è a 13, Castellana, cito anche la terza, a quota 10. Quindi in bocca al lupo a tutte le mantovane per salire in fascia A. Possiamo tornare in studio perché abbiamo il miglior nostro ospite, quindi un ragazzo giovane che gioca a calcio. Mattia, eccolo qui, un applauso. Allora, intanto vediamo se l'applauso può proseguire. Tifoso del? Milan. Applauso qui, applauso. No, applauso. Ah, niente, addirittura ibu. Vabbè, a parte quello, chiedevo anche a te, come ho chiesto al mister, vi divertite a giocare, ad allenarvi? Ti diverti? Io sinceramente sì, poi non so loro. Tu ti diverti? Io sì. Questo è tanto, insomma. Sì. Giocate, sorridete, se perdete non è un dramma? Beh, questo non sempre, quando perdiamo però. Certe volte non è sempre Non è sempre accettato. Facile, bravo. E in spogliatoio dopo come ci si consola, come si reagisce a una sconfitta? Allora, prima di tutto nel spogliatoio c'è sempre un po' di casino. Qui tiriamo le orecchie magari ai tuoi compagni allora. Forse è così che ci togliamo la sconfitta di dosso e... Insomma, ci sta anche un po' di amarezza da sfogare. Per quest'anno cosa si punta? Qualche vittoria o qualcosa in più? Si punterebbe a vincere. Quante ne vuoi vincere da qui a fine stagione? Tutto. Tutte? Milan dove arriva? Se continua così non va tanto lontano. Non va tanto lontano, va bene. Applauso ragazzi. Passa pure a un tuo compagno, se vuoi. Passa pure il microfono a un tuo compagno, che vediamo se c'è un altro milanista oppure... Eccolo qua. Sì, magari può spostarsi. Eccolo qui, la regia lo inquadra immediatamente. Il tuo nome è? Giorgio. Giorgio. Anni? 13. 13, 2002 sì. Anche tu, perfetto. Tifoso, attenzione, tifoso del? Inter.
Giacomo, no, io adesso interpello Giacomo, parte l'applauso quando dice tifa Inter, qui non ci siamo, qui. Abbiamo un pubblico un po' variegato. Anche a te chiedo, ti diverti? Io sì. Allora, qui è un divertimento continuo. Il mister com'è? Va bene, va bene. Faccio un'altra domanda. Teniamo questo però. Teniamo questo, addirittura. Gigi Barlera com'è? Accettabile, sì. Severissimi, quanto va. L'Inter dove può arrivare? In altissimo. In altissimo. Applauso, applauso. Adesso chiedo, c'è qualche tifoso della Mantovana qui dentro? Che tu... Ah, ecco, che tutti tifano Milan-Inter, ma siete tutti tifosi della Mantovana. Soprattutto il portiere. Siamo un po' più tranquilli allora. Dai. Ringrazio prima di tutto i dirigenti, gli allenatori che ci hanno permesso di avere qua i ragazzi, è l'immagine migliore, lo diciamo ogni settimana, che vogliamo provare a consegnarvi a casa, quello del calcio che, come hanno detto loro, dovrebbe essere sempre del divertimento, insomma. Giacomo, condividi? Assolutamente sì. Sottoscriviamo? Certo. Torino dove va? Torino quest'anno Europa League, non c'è uno senza due, dai. Ringraziamo tutti i nostri ospiti, Pierluigi Marcolini. Grazie. Applauso. Adesso, prima della pausa, gli chiedo un pronostico al nostro Nowy Ayoub. La DAC dove arriva? Ah, la DAC dove arriva? È tutta in mano nostra, penso. 10 partite per dare tutto e poi a fine stagione si tirano le somme. Siamo lì, è lecito sognare e lottare per il massimo. Bravissimo, complimenti anche per il gol. Grazie. Massimo, tanto adesso grazie di essere venuto a Telemanto la prima volta, sarà la prima di una serie. Il Casteldario dove arriva? Ma noi ci salviamo sicuramente. Sicuro, ottimismo, ci vediamo martedì, arrivederci Calciomania. Programma realizzato in collaborazione con... Abbiamo scelto la tecnologia, per questo garantiamo i risultati dei nostri interventi. Carrozzeria Zucconi, veloci, affidabili e convenienti, grazie all'arco dessicazione che riduce tempi e costi. Carrozzeria Zucconi, a Mantova, in via Maestri del Lavoro. Polisport, distributore di articoli sportivi tecnici, produce le scarpe da calcio VPS in vera pelle e fatte su misura. Risolvono problemi di vesciche, talloniti e tendiniti. Possibilità di personalizzazione con scritte e colori a vostra scelta. Vieni a provarle da Polisport a Mantova. Banca Monte dei Paschi di Siena.